di qualcosa, qualcosa che nel mondo buio non puoi trovare, non puoi trovare. Il cuore resta ancora vuoto, i giorni sono sempre uguali, non cambia niente e tu cerchi ancora. Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Alba Nuova, potenza nella preghiera, potenza nella parola. Oggi che è il giorno 2 di novembre del 2023, noi siamo qui per la grazia di Dio. Vorrei salutare subito tutti quanti voi, scrivete qui nella chat, ho visto che già diversi hanno scritto e io vorrei tornare dalla prima persona che ha scritto. Vedo la Diana Veronica, Signore benedica te Diana. A Filippo, la vostra famiglia, nel nome di Gesù. Elaine Mello, Dio ti benedica. Gabriele, buongiorno. Rossanna, buongiorno anche a te, nell'amore di Gesù Cristo. Grazia, buongiorno. Nunzia e Antonio, buongiorno a voi. Buongiorno Pablo, buongiorno. Buongiorno anche, allora, Angela, cara sorella Angela, buongiorno alla Nicky. Quindi qua noi passiamo tante città e stiamo tutti quanti insieme. Roberto, buongiorno a te Aneia, buongiorno Delia, buongiorno Lusitania. Ho visto qui la tua richiesta di preghiera, in preghiera per te. Buongiorno a Patrizia. Patrizia, un abbraccio anche a te e alla tua famiglia nell'amore di Cristo. Cara sorella Anna, buongiorno anche a te. Regiane, buongiorno nell'amore del Signore. È una gioia essere insieme a voi nel nome di Gesù Cristo. Allora cari, noi vogliamo subito continuare qui a questo tempo di Alba Nuova. Mi raccomando, continuate a scrivere. Buongiorno anche a Michele, vedo che anche Michele è arrivato qui e quindi noi possiamo tutti quanti iscrivere e salutarci nell'amore del nostro Dio. Signore, è sempre molto bello poter incominciare questo tempo di preghiera e alzare, Signore, la nostra voce davanti a Te, Padre. Incominciare questa giornata, consacrare il nostro cuore, il tempo, la nostra vita, la famiglia, tutto nelle Tue mani. Tu sei il Dio vero, Dio unico, in cui noi confidiamo. E noi preghiamo, Signore, che Tu diriga questo tempo qui di preghiera, che noi abbiamo tempo di Alba Nuova, potenza nella preghiera, potenza nella parola, che possiamo cercarti con tutto il nostro cuore. E noi questa mattina, Padre, noi ti preghiamo che tu possa rinnovare la nostra fede nel Signore, perché Signore fa che io possa avere un camminare giusto, equo davanti a te, che possa, Signore, con la mia vita glorificare il tuo nome. Toglie, Padre, tutto quello che non serve dalla nostra vita, soprattutto dal nostro cuore. Padre, noi non vogliamo seguire altro se non la via del Signore. Padre, come tu hai tolto a volte anche, Signore, in maniera forte, contundente dal popolo di Israele gli idoli che nel passato hanno, Signore, guidato i loro cuori, toglie tutto quello che impedisce noi di vivere una vita pienamente consacrata al Signore. Noi ti preghiamo, Signore, che tu possa dare a noi una fede rinnovata e che noi possiamo crescere nella fede in Cristo, che la nostra fede possa piacere al Signore, che possiamo amare te, possiamo amare il nostro prossimo, che possiamo praticare la tua giustizia, l'equità, Signore, la rettitudine ovunque noi stiamo e che con la nostra vita
noi possiamo glorificare te, il nostro Dio. Signore, noi vogliamo pregare questa mattina per la vita, Signore, della nostra sorella Antonella. Abbiamo pregato, Signore, per tanti mesi, Signore, per diversi mesi continueremo a pregare per la sua famiglia. Signore, lei si trova in una situazione fisicamente parlando molto difficile. Tu hai, Signore, l'autorità sopra la vita, sopra la morte. Noi ti preghiamo, Signore, di benedire, Signore, il suo cuore, la sua anima. Padre, anzi, lei già è benedetta perché ha creduto in Gesù Cristo. Ma io ti prego, Padre, che nel nome di Gesù tu possa essere con lei, Signore, perché, Signore, forse sta arrivando il suo momento di andare alla casa del Padre. Allora noi ti preghiamo di essere insieme alla famiglia, di benedire, di consolare con lo Spirito Santo. Padre, noi vogliamo anche pregare per tutti quanti noi, Signore, la Lusitania che chiede una preghiera, Signore, per la sua salute. Noi preghiamo per lei, preghiamo, Signore, per la sua guarigione, preghiamo, Signore, per tanti di noi che magari in questo periodo, Signore, sono stati malati. Proteggici, Signore, guarisci anche noi e che possiamo dipendere dal Signore per ogni singola cosa. Padre, noi presentiamo anche la vita di Thelma davanti a te, noi presentiamo, Signore, la sua vista, che tu la possa benedire. Vogliamo, Signore, anche tutti quanti, ma tutti quanti, pregare per il nostro fratello Massimo, che oggi, Signore, tra poco, Signore, forse già è anche all'ospedale, perché, Signore, questa mattina deve fare un intervento molto importante. Noi ti preghiamo di accompagnarlo, di benedire, Signore, i medici, gli infermieri, ma soprattutto di benedire a Massimo, che la tua mano, Signore, lo protegga, che la tua mano diriga, Signore, la mano del chirurgo e tutto quello che faranno, Signore, sia con la tua grazia, con la tua forza, con la tua benedizione. Padre, noi preghiamo per tutti i nostri cari, in particolar modo per Massimo, per una completa guarigione nel nome del nostro Signore Gesù. Tu sei l'onnipotente e in te noi confidiamo, in te noi preghiamo che tu possa operare. Prego, Signore, per Antonia, Signore, che tu possa anche sostenerla, è un momento difficile, Signore, anche per la sua vita, che lei venga a Cristo. Benedici i suoi figli, Signore, che anche loro possano tornare alla via del Signore. Padre, benedici anche e guarisce, Signore, la vita di Michael. Signore, ti ringraziamo per l'intervento che questo bambino ha fatto, preghiamo per la sua convalescenza, preghiamo, Signore, per la tua benedizione, preghiamo, Signore, in maniera generale, Padre, per tutte le nostre famiglie, ma preghiamo per la grazia, Signore, a San Giorgio, per sua madre, preghiamo per la grazia, per la sua salute, preghiamo, Signore, anche per la vita di Michele, di Grazia, di Lili, della mamma, Signore, della grazia. Signore, sostiene questa famiglia nel nome di Gesù. Benedici, Signore, anche la Maria Vera, sia per la sua salute, sia per la sua famiglia, Signore, per i suoi nipoti, nel nome del Signore. Padre, noi preghiamo anche per la grazia qui a San Giorgio, per la figlia, Signore. Tu sai anche quello che lei deve fare. Sostieni, protegge, benedice grandemente nel nome di Gesù. Fortifica, Padre, le famiglie tutte. E noi preghiamo, Signore, che noi tutti nel camminare con te possiamo dipendere dal Signore, confidando in te in ogni singolo momento. Protegge il nostro cuore, aumenta la nostra fede e porta le anime a te. Padre, continua a chiamare le anime. Noi vogliamo essere una chiesa che accoglie le persone per predicare la parola di Cristo, il Vangelo del Signore, che è per tutte le persone, per tutte le nazioni, per tutte le lingue. Aiutaci, Signore, sempre di più. Grazie, Signore, anche ieri per l'incontro di preghiera molto bello che abbiamo avuto, Signore, a Rimini. Signore, un incontro di comunione, un incontro, Signore, di confraternizzazione, un tempo, Signore, anche per condividere, Signore, cibo insieme, Signore, mangiare insieme, è stato molto bello. E ti ringrazio soprattutto per le famiglie, le due famiglie che sono venute dopo, Signore, che cercavano una chiesa. Noi, Signore, non conosciamo loro a fondo, la prima volta che abbiamo visto loro, ma io prego, Signore, che già questa domenica, quando ci sarà il culto al Signore, che noi abbiamo invitato loro, che tu possa benedire, Signore, queste persone e tutte le persone che, Signore, stanno alla ricerca della vera risposta. La vera risposta che è Cristo, la sorgente dell'acqua viva, il pane dal cielo. Signore, il Signore che è il buon pastore, che vuole condurre le nostre anime, fa che diventiamo
pecore sue, fa che possiamo essere quelle pecore che ascoltano la sua voce nel nome del nostro Signore Gesù. Padre, la mia preghiera, la mia intercessione è che possiamo essere sempre più edificati nel Signore. Benedice tutti i credenti di tutte le nazioni, Padre, soprattutto credenti che si trovano in nazioni dove il cristianesimo, Signore, è perseguitato. Benedice, Padre, che possono essere delle pietre viventi edificate per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire un sacrificio spirituale che sia gradito al Signore nel nome di Gesù Cristo. Preghiamo, Signore, per la Chiesa locale, sia Cesena, a Ravenna, a Rimini. Noi preghiamo per questo, preghiamo, Signore, anche per tutte le chiese che si trovano in Italia, anche diverse delle quali sono rappresentate da fratelli che sono qui. Preghiamo che la benedizione di Dio stia in tutta l'Italia. Signore, l'Italia ha bisogno di avere un popolo di Dio che cresce sempre di più. Ti ringrazio per le nuove realtà di chiese che stanno nascendo, che predicano fedelmente la tua parola. Ma io prego, Signore, che questa parola si possa espandere e noi possiamo come minimo, Signore, quadruplicare il numero di discepoli di Cristo presenti in questa nazione. Padre, noi vogliamo in maniera aperta predicare il Vangelo di Cristo. Aprici le porte, Signore, benedici il tuo popolo e ferma, Signore, ogni giorno, Padre, colui che semina le zizzanie, Signore, per confondere le persone, che possiamo comprendere la tua parola e fare la tua volontà. Noi ti preghiamo per questo, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Grazie perché la salvezza nel Signore è stata presentata a noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen. E il popolo di Dio dice amen. Mi stanno arrivando qui delle richieste di preghiera, quindi me le puoi mandare qui al 340-237-9339. Nel frattempo io do un'occhiata. Se possibile, non mandatemi audio, perché adesso non riesco a sentire, no? Perché se sento, si sente anche qua. E quindi sarebbe meglio scrivere. So che a volte è più facile mandare un messaggio audio, ma è meglio che mi mandate un messaggio scritto, ok? Signore, io prego sia, Signore, per Esther, sia per Massimo, Signore, prego che tu benedici anche loro, a Samuel, Signore, alla Nicole. Presentiamo, Signore, questa cara famiglia davanti a te, come noi presentiamo, Signore, anche altri cari fratelli e sorelle, Padre, che hanno già scritto nella scheda online di Alba Nuova. Noi preghiamo per loro, preghiamo, Padre, per esempio, per la Maria Vera, Signore, che tu possa benedire, Signore, grandemente, la grazia per la quale noi abbiamo pregato, per la Lucia, Signore, che ha molto bisogno di a direzione della volontà di Dio per sapere cosa fare, come vivere per te. Per questo motivo noi preghiamo, Signore, che tu possa dirigere, Signore, il cuore. E noi vogliamo pregare, Padre, anche quando pensiamo a Maria Vera, per Giuseppe, per Raffaele, per Michele e, Signore, e per le loro mogli, Signore, che tu possa benedire questa intera famiglia nel nome di Gesù Cristo, Padre. Preghiamo che tu possa anche liberare, Signore, le persone che sono tentate, che molto spesso cadono, Signore, che tu possa rinforzare la nostra vita, la nostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Allora, cari, eccoci qua. Io voglio di nuovo dare un'occhiata qui alla nostra chat. E nel frattempo ricordare che noi questa sera ieri abbiamo avuto l'incontro di preghiera a Cesena, ma quest'oggi noi abbiamo l'incontro di preghiera a Rimini abbiamo avuto ieri, e questa sera a Cesena dalle ore 20. Ieri era una giornata, diciamo così, di festa, e noi abbiamo anticipato l'orario dell'incontro di preghiera a Rimini, abbiamo fatto dalle ore 19, come avevo già avvisato, è stato molto bello. E poi oggi invece a Cesena, sempre l'orario normale, dalle ore 20, noi ci incontreremo nel nome di Gesù. Vorrei incentivare tutti i fratelli a partecipare, a pregare, e soprattutto per quanto riguarda Rimini, chi magari abita lontano, fate come altri fratelli, collegatevi anche via Zoom,
perché almeno così noi possiamo pregare. Signore, noi vogliamo pregare anche per la nostra sorella Zulema, Padre, che tu possa benedire la sua vita, la sua salute nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Sostienila, Padre, ha molto bisogno di te. Ti preghiamo che tu la possa fortificare nel nome del Signore. Preghiamo, Signore, anche per la vita, Signore, di Sofia, che sta cercando, Signore, un lavoro. Benedice lei, Signore, proteggila, guida i suoi passi nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Fortifica, Signore, la sua fede. Noi ti chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Benedice grandemente la sua vita, Signore. Io prego anche per mia moglie, Padre, che tu benedici lei per il male, Signore, che ha ancora, che tu la possa guarire. Signore, la metto davanti a te, chiedendo che tu la sostenga e la possa liberare, Signore, da questo dolore al ginocchio, nel nome di Gesù Cristo, Padre, perché soffre già da molto tempo e tu, Signore, hai la potenza, tutta la potenza, tu sei il creatore. E poi, Signore, guarire lei e il nostro cuore, la nostra anima, anche il nostro corpo, nel nome di Gesù. Signore, la mia preghiera anche per la sorella Angela, per suo padre, Signore, per suo marito, per le figlie, per il nipotino. Signore, in una maniera potente nel nome di Gesù per la vita di Francesco, perché abbia la tua pace. Signore, che possa essere liberato da ogni cosa nel nome di Gesù. Che sia lui, Signore, guarito attraverso la potenza del nome di Gesù Cristo. Padre, noi non possiamo fare a meno di chiederti un tuo intervento, quindi benedice grandemente, grandemente, Signore, tu sai tutto quello di cui lui ha bisogno insieme alla sua famiglia. E, Signore, noi presentiamo, Signore, anche per la vita di Pablo, per la vita, Signore, della sua famiglia, per la vita, Signore, di Andrés, per il dito, Signore, che ha fatto male, ma guariscilo, Signore, completamente nel nome di Gesù Cristo. E per tutti i miei cari che sono qui nella chat, Signore, pensando a Diana, pensando, Signore, di nuovo alla sua famiglia, a Filippo, tocca il cuore suo, Padre, perché venga Cristo. Tocca, Signore, il cuore di sua madre, la madre di Filippo, anche la madre di Diana. Infine, Signore, che questa intera famiglia possa venire al Signore nel nome di Gesù. Signore, noi preghiamo anche per la vita di Elaine. Signore Elaine, che è qui con noi. Signore, benedice fortemente, potentemente la padre, la sua famiglia, la vita di Gabriele, della moglie, delle figlie. Signore, la vita dei suoi familiari, della zia Ina. Signore, grandemente nel nome di Gesù. Padre Santo, una benedizione per la Rosanna. Benedice, Signore, la sua vita, la sua fede nel Signore. Fa, Signore, che ogni giorno lei possa camminare con te, anche per Nunzia, per Antonio, Signore, che noi ringraziamo, Padre, per la vita, allora, della Nick, di sua madre. Noi preghiamo potentemente, Signore, nel nome di Gesù Cristo, che tu possa fortificare la sua anima, fortificare, Signore, il suo corpo fisico, anche per la salute di Delia. Noi preghiamo, Signore, di nuovo, Signore, anche per Wasir, Signore, per Bruno, Signore, che sta arrivando. Noi preghiamo per lui, proteggilo, Signore, per la Patrizia, Padre, per la vita di sua famiglia. Tu conosci ogni singola richiesta. Mettiamo innanzitutto il cuore di Patrizia nelle mani del Signore perché tu la possa benedire grandemente nel nome di Gesù Cristo. Quindi, Padre, benedice questa cara famiglia, noi ti chiediamo. Crediamo, Signore, anche per la vita di Anna, Signore, la nostra cara sorella a Napoli, anche per la Lina, della protezione del nostro Dio per questa cara famiglia che conosciamo da tanto tempo. Padre, anche per la Regiane, per Andrea, Signore, per i figli, fortifica questa famiglia. Tu sai anche quali sono le richieste, Signore, di Regiane, per le quali noi preghiamo che tu possa chiudere, non questo cerchio, Signore, che Andrea, Padre, possa camminare una volta e per sempre con te. Benedicelo, Signore, grandemente nel nome di Gesù Cristo. Signore, noi vogliamo continuare a pregare anche per la Caterina, Signore, che tu possa benedirla grandemente. Benedice, Signore, i suoi studi, il suo tempo a casa del Padre.
Signore, che tu possa benedire e aprire per lei una porta. Stiamo pregando, Signore, qui a Rimini. Proteggila, Signore, aumenta la sua fede nel nome di Gesù. Anche per la Maria, per Tommaso, Signore, per il nipote di Maria, tu sai quello che lui deve fare, per i documenti, per la sua vita. Signore, dai a lui una prospettiva, ma che lui possa camminare con Cristo Gesù come tu vuoi che sia, per la tua glória, pela tua potência, nel nome de Jesus Cristo. Amém. Per il fratello Roberto, per la Neia, altrettanto presentiamo loro davanti a te, perché tu possa continuare ad aver cura di loro, nel nome di Gesù Cristo. Amém. Allora, cari, noi continuiamo a pregare gli uni per gli altri. Mi puoi mandare la tua richiesta, puoi anche scrivere qui nella chat. La nostra richiesta, la nostra preghiera al Signore va anche per la situazione in Israele, per il popolo arabo che possa convertirsi a Cristo, e questo odio che hanno verso gli ebrei, che noi sappiamo che è una cosa terribile, almeno per me vedere questo mi rattrista molto il cuore. Però ecco, io, come dice la parola del Signore anche nel libro di Apocalisse, non solo in Apocalisse ma in tanti altri brani, questo odio non è soltanto esclusivamente contro il popolo ebreo, ma è soprattutto contro i cristiani che sono sparsi nel mondo, maggiormente in alcuni paesi tipo Corea del Nord, la Cina, addirittura in Colombia, in alcuni posti, Eritrea, Etiopia, ossia ci sono posti, Arabia Saudita, dove davvero è Iraq, Pakistan, dove essere un cristiano, Egitto, ossia è un rischio di vita essere un discepolo di Cristo. E un giorno questa cosa, ossia secondo la Sacra Scrittura, aumenterà. E io devo essere pronto oggi ad affrontare la persecuzione attraverso la nostra fede in Cristo. Non sarà facile, ma io prego che tu rimanga sempre forte nel Signore, nella parola. Non c'è un altro modo, quindi noi preghiamo per questa situazione, per il popolo cristiano che è perseguitato, affinché sia più forte. Infatti non questo sabato, l'altro, ci sarà una giornata di preghiera per la chiesa perseguitata a Cesena, e siete tutti quanti invitati. Io vi darò altre informazioni nei prossimi giorni, quindi sarà un bellissimo tempo insieme per poter pregare. Un saluto anche alla Daisy, a Michael. Daisy, che il Signore possa continuare a benedire la tua vita nel nome di Gesù. E a proposito di benedizioni di Dio, abbiamo il privilegio questa domenica a Cesena, Rimini e Ravenna di celebrare la cena del Signore. Noi faremo questo nel nome di Gesù Cristo, ricordando il sacrificio del Messia per noi. Il pane è pane, il vino è vino, ma è un comandamento del Signore Gesù Cristo, quindi non mancare nella maniera più assoluta. Un credente serio non manca alla celebrazione domenicale. È il giorno del Signore e noi vogliamo pregare per questo. Io prego per i fratelli che lavorano anche la domenica, che Dio possa dare a loro la libertà di essere insieme alla Chiesa e possa dare un lavoro, non solo per questa domenica, ma per sempre, che non debbano più lavorare la domenica e possono spendere, dedicare una giornata a Dio, ossia tutta la nostra vita è dedicata a Dio, ma in particolar modo la domenica nel nome di Gesù. Pregate per questo nel nome del Signore. Quindi domenica, celebrazione al Signore più Santa Cena. Domenica a Rimini in via Cesare Pavese, numero 8, a Rimini, Cesare Pavese numero 8, a Cesena, via Romagna 268, e a Ravenna dalle ore 17, via Montanari numero 75. Quindi noi vogliamo fare questo. Allora, ricordo che noi questa sera incontro di preghiera a Cesena. Ora però noi vogliamo leggere la Bibbia insieme. Ecco qua, passiamo alla nostra sigla. Ora sì, noi siamo qui nella piattaforma di Logos, che ci dà la possibilità di pregare e di leggere la parola, ossia di condividere questa parola
per noi, mi raccomando per te che sei qui, che possa tu leggere insieme a me, metti di fianco a te la parola di Dio, in modo che tu a casa possa accompagnare la lettura. Noi stiamo leggendo Antico e Nuovo Testamento, tutto questo che sto scorrendo sono i mesi che abbiamo già letto. Oggi che è il 2 di novembre, noi continueremo a leggere Ezechiele. Ezechiele ancora ci sono molti capitoli, noi leggeremo dal capitolo 25 a 27 il libro del profeta Ezechiele, poi andiamo al Salmo 85 e infine Giovanni capitolo 9. Allora, Ezechiele capitolo 25, parola del nostro Signore. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini, dice Ezechiele: figlio d'uomo, volge la faccia verso i figli di Amon, profetizza contro di loro, e di ai figli di Amon, ascoltate la parola di Dio, il Signore. Così parla Dio, il Signore, poiché tu hai detto a, quando il mio santuario è stato profanato, quando il suolo di Israele è stato desolato, quando la casa di Giuda è stata deportata. Ecco, io ti do in possesso dei figli dell'Oriente. Essi porranno in te i loro accampamenti e stabiliranno in mezzo a te le loro abitazioni. Saranno essi che mangeranno i tuoi frutti, essi che berranno il tuo latte. Io farò di Rabba un pascolo per i cammelli del paese dei figli di Amon, un ovile per le pecore. Voi conoscerete che io sono il Signore, dice la parola di Dio. Versetto 6, infatti così parla Dio, il Signore. Poiché tu hai applaudito e battuto i piedi, ti sei rallegrata con tutto il disprezzo che avevi in cuore per la terra di Israele. Quindi guarda quanta gente nel passato ha voluto male a Israele. Ecco, io stendo la mia mano contro di te, ti do in pascolo alle nazioni, ti stermino. In mezzo ai popoli ti cancello dal numero dei paesi, ti distruggo e tu conoscerai che io sono il Signore. Così parla Dio il Signore, poiché Moab e Seir dicono: ecco, la casa di Giuda è come tutte le altre nazioni. Ecco, io aprirò il fianco di Moab dal lato delle città che stanno alle sue frontiere e sono lo splendore del paese di Bet, Iesimot, Baal, Meon e Kiriataim. Aprirò il fianco di Moab ai figli dell'Oriente, nello stesso modo che aprirò loro il fianco dei figli di Amon. Darò questi paesi in loro possesso, affinché i figli di Amon non siano più nominati fra le nazioni. Eseguirò i miei giudizi su Moab ed essi conosceranno che io sono il Signore. Così parla Dio, il Signore, poiché quelli di Edom si sono crudelmente vendicati della casa di Giuda e si sono resi gravemente colpevoli vendicandosi di essa. Così parla Dio, il Signore: io stenderò la mia mano contro Edom, ne sterminerò uomini e bestie, ne farò un deserto da Teman fino a Dedan, essi cadranno di spada. Affiderò la mia vendetta contro Edom nelle mani del mio popolo di Israele. Esso tratterà Edom secondo la mia ira e secondo il mio furore. Essi conosceranno la mia vendetta, dice Dio il Signore. Così parla Dio il Signore. Poiché i Filistei si sono abbandonati alla vendetta e si sono crudelmente vendicati con un cuore pieno di disprezzo, dandosi alla distruzione per odio antico. Così parla Dio il Signore. Ecco, io stenderò la mia mano contro i Filistei. Sterminerò i Cheretei e distruggerò il rimanente della costa del mare. Versetto 17. Eseguirò su di loro grande vendette, li riprenderò con furore ed essi conosceranno che io sono il Signore, quando avrò fatto loro sentire la mia vendetta. Capitolo 26, parola di Dio, libro del profeta Ezechiele.
L'anno undicesimo, il primo giorno del mese, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, poiché Tiro ha detto di Gerusalemme, ha, ha, è infranta colei che era la porta dei popoli, la gente si volge verso di me, io li riempirò di lei che è deserta, perciò così parla Dio il Signore. Eccomi contro di te, o Tiro, io farò salire contro di te molti popoli, come il mare fa salire le proprie onde. Essi distruggeranno le mura di Tiro e abbatteranno le sue torri. Io spazzerò via da lei la polvere e farò di lei una roccia nuda. Essa sarà in mezzo al mare, un luogo da stendere le reti, poiché io ho parlato, dice Dio, il Signore. Essa sarà abbandonata al saccheggio delle nazioni. Le sue figlie che sono nei campi saranno uccise dalla spada e quelle di Tiro sapranno che io sono il Signore. Infatti così dice Dio, il Signore, ecco, io faccio venire dal settentrione contro Tiro Nabucodonosor, re di Babilonia, il re dei re, con cavalli, carri e cavalieri e una gran moltitudine. Egli ucciderà con la spada le tue figlie che sono nei campi, farà contro di te delle torri, innalzerà contro di te dei bastioni, farà muovere contro di te gli scudi, dirigerà contro le tue mura e i suoi arieti, e con i suoi picconi abbatterà le tue torri. La moltitudine dei suoi cavalli sarà tale che la polvere sollevata da loro ti coprirà. Lo strepito dei suoi cavalieri, dei veicoli e dei suoi carri farà tremare le tue mura quando egli entrerà per le tue porte, come si entra in una città dove si è aperta una breccia. Con gli zoccoli dei suoi cavalli egli calpesterà tutte le tue strade, ucciderà il tuo popolo con la spada e le tue colonne in cui ripone la tua forza cadranno a terra. Essi faranno bottino delle tue ricchezze, saccheggeranno le tue mercanzie, abbatteranno le tue mura, distruggeranno le tue case deliziose, getteranno in mezzo al mare le tue pietre, il tuo legname, la tua polvere. Io farò cessare il rumore dei tuoi canti e il suono delle tue arpe non si udrà più. Ti ridurrò a essere una roccia nuda, tu sarai un luogo da stendervi le reti, tu non sarai più ricostruita perché io, il Signore, ho parlato, dice Dio, il Signore. Così parla Dio, il Signore, a Tiro. Sì, al rumore della tua caduta, al gemito dei feriti, a morte e al massacro che si farà in mezzo a te, tremeranno le isole. Tutti i principi del mare scenderanno dai loro troni. Si toglieranno i loro mantelli, deporranno le loro vesti ricamate, si avvolgeranno nello spavento, si siederanno per terra, tremeranno a ogni istante, saranno costernati a causa di te. Su di te faranno un lamento e ti diranno: come mai ti sei distrutta tu che eri abitata da gente di mare, la città famosa che eri potente in mare, che tu, che al pari dei tuoi abitanti incutevi terrore a tutti gli abitanti della terra. Ora, le isole tremeranno il giorno della tua caduta, le isole del mare saranno spaventate per la tua fine. Infatti così parla Dio, il Signore, quando farò di te una città desolata come le città che non hanno più abitanti, quando farò salire su di te l'abisso e le grandi acque ti copriranno, allora ti tirerò giù con quelli che scendono nella fossa fra il popolo d'un tempo, ti farò abitare nelle profondità della terra, nelle solitudini eterne, con quelli che scendono nella fossa perché tu non sia più abitata. Invece rimetterò lo splendore sulla terra dei viventi. Io ti renderò oggetto di spavento e più non sarai. Ti si cercherà, ma non ti si troverà più, dice Dio il Signore. Capitolo 27, libro del profeta Ezechiele. La parola del Signore
mi fu rivolta in questi termini: tu, figlio d'uomo, pronuncia una lamentazione su Tiro e di a Tiro che sta agli approdi del mare, che porta le mercanzie dei popoli a molte isole. Così parla Dio il Signore. O Tiro, tu dici: io sono di una perfetta bellezza. Il tuo dominio è nel cuore dei mari, i tuoi costruttori ti hanno fatto di una bellezza perfetta. Hanno costruito di cipresso di Senir tutte le tue pareti, hanno preso cedri del Libano per fare l'alberatura delle tue navi. Hanno fatto i tuoi remi di querce e di Basan, hanno fatto i ponti del tuo naviglio di avorio incastonato in iarice portato dalle isole di Chittim. Il lino fino d'Egitto, lavorato a ricami, è servito per le tue vele e per le tue bandiere. La porpora e lo scarlatto delle isole di Elisa formano i tuoi padiglioni. Gli abitanti di Sidone e di Arvad sono i tuoi rematori. I tuoi esperti, o Tiro, sono in mezzo a te, sono essi i tuoi piloti. Tu hai in mezzo a te gli anziani di Gebel e i suoi esperti a riparare le tue falle. In te sono tutte le navi del mare con i loro marinai per far loro scambio delle tue mercanzie. Persiani, lidi, libi servono nel tuo esercito. Sono uomini di guerra che sospendono in mezzo a te lo scudo e l'elmo. Sono il tuo splendore. I figli di Arvad e il tuo esercito difendono tutto intorno a te, intorno alle tue mura. Uomini prodi stanno nelle tue torri. Essi sospendono i loro scudi tutto intorno alle tue mura. Essi rendono perfetta la tua bellezza. Tarsis commercia con te a causa di tutte le tue ricchezze che possiedi in abbondanza. Fornisci i tuoi mercanti di argento, di ferro, di stagno e di piombo. I Avan, Tubal e Mesec commerciano anche essi con te. Danno schiavi e utensili di rame in cambio delle tue mercanzie. Quelli della casa di Togarma pagano le tue mercanzie con cavalli da tiro, con cavalli da corsa e con muli. I figli di Dedan commerciano con te. Il commercio di molte isole passa per le tue mani. Ti pagano con denti d'avorio e con ebano. La Siria commercia con te per la moltitudine dei tuoi prodotti. Paga i tuoi prodotti con carbonchi, porpora, stoffe ricamate, bisso, corallo, rubini. Giuda e il paese di Israele, anche essi commerciano con te. Ti danno in cambio grano di minit, pasticcerie, miele, olio e balsamo. Damasco commercia con te, scambiano i tuoi numerosi prodotti con abbondanza di ogni specie di bene, con vino di Chelbon e con la lana candida. Vedan e Yavan di Uzal riforniscono i tuoi mercati. Ferro lavorato, cassia, canna aromatica sono fra i prodotti di scambio. Dedan commercia con te in coperte di cavalcatura. L'Arabia e tutti i principi di Kedar fanno commercio con te, trafficando con te agnelli, montoni, capri. I mercanti di Seba e di Raama, anche essi commerciano con te, provvedono i tuoi mercati di tutti i migliori aromi di ogni tipo di pietre preziose e d'oro. Aran, Canè e Eden, i mercanti di Seba, da Siria, di Kilmad, commerciano con te. Trafficano con te oggetti di lusso, mantelli di porpora, ricame, casse di stoffe preziose legate con le corde e fatte di cedro. Le navi di Tarsi sono la tua flotta per il tuo commercio. Così ti sei riempita
ti sei grandemente arricchita nel cuore dei mari. I tuoi rematori ti hanno portata nelle grandi acque. Il vento d'Oriente si infrange nel cuore dei mari. Le tue ricchezze, i tuoi mercati, la tua mercanzia, i tuoi marinai, i tuoi piloti, i tuoi riparatori, i tuoi negozianti, tutta la tua gente di guerra che è in te e tutta la moltitudine che è in mezzo a te cadranno nel cuore dei mari il giorno della tua rovina. Alle grida dei tuoi piloti le spiagge tremeranno, tutti quelli che maneggiano il remo e i marinai, e tutti i tuoi piloti del mare scenderanno dalle loro navi e si terranno sulla terra ferma. Faranno sentire la loro voce su di te, grideranno amaramente, si getteranno la polvere sul capo, si rotoleranno nella cenere. A causa di te si raderanno il capo, si vestiranno di sacchi, per te piangeranno con amarezza, amarezza d'animo, con cordoglio amaro. Nella loro angoscia pronunceranno su di te un lamento, si lamenteranno così riguardo a te: chi fu mai come Tiro, come questa città, ora distrutta in mezzo al mare? Quando i tuoi prodotti uscivano dai mari, tu saziavi molti popoli con l'abbondanza delle ricchezze e del tuo traffico, arricchivi i re della terra. Quando sei stata infranta dai mari, nelle profondità delle acque, la tua mercanzia e tutta la moltitudine che era in mezzo a te sono cadute. Tutti gli abitanti delle isole sono sbigottiti a causa di te. I loro re sono presi da spavento, il loro aspetto è sconvolto. I mercanti in mezzo ai popoli fischiano su di te: sei diventato uno spavento e non esisterai mai più. Parola del Signore. Ora noi andiamo nel Salmo 85. La parola del nostro Dio dice al direttore del coro: Salmo dei figli di Core. Oh Signore, tu sei stato propizio alla terra, hai ricondotto Giacobbe dalla deportazione, hai perdonato l'iniquità del tuo popolo, hai cancellato tutti i suoi peccati, hai placato il tuo sdegno, hai desistito dalla tua ira ardente. Ristoraci, oh Dio, della nostra salvezza. Fa cessare la tua indignazione contro di noi. Sarai adirato con noi per sempre? Prolungherai la tua ira di età in età? Non tornerai forse a darci la vita perché il tuo popolo possa gioire in te? Mostraci la tua bontà, Signore, e concedici la tua salvezza. Versetto 8, guarda qua. Io ascolterò quel che dirà Dio, il Signore. Egli parlerà di pace al suo popolo e ai suoi fedeli, purché non ritornino ad agire da stolti. Certo, la sua salvezza è vicina a quelli che lo temono, perché la gloria abiti nel nostro paese. La bontà e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate. La verità germoglia dalla terra e la giustizia guarda dal cielo. Anche il Signore elargirà ogni bene e la nostra terra produrrà il suo frutto. La giustizia camminerà davanti a Lui e seguirà la via dei suoi passi. Parola del nostro Signore. Quindi un bellissimo salmo che ci spinge ad adorare il Signore, a implorare per il suo perdono, ma allo stesso tempo a fare la promessa, l'impegno di camminare con il Signore, ascoltando la sua parola e mettendo in pratica i suoi precetti. Vangelo di Giovanni, capitolo 9, parola del Signore. Passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli, ossia quelli di Cristo, lo interrogarono dicendo: Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Gesù rispose: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io
compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. E detto questo, sputò in terra, fece fango con la saliva e ne spalmò gli occhi negli occhi del cieco. E disse, va, lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che l'avevano visto prima, perché era mendicante, dicevano, non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano, è lui, altri dicevano, no, ma gli somiglia. Egli diceva, sono io. Allora essi gli domandarono, come è che ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose, quell'uomo che si chiama Gesù fece del fango. Me ne spalmò gli occhi e mi disse, va a Siloe e lavati. Io quindi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista. Essi gli dissero, dov'è costui? Egli rispose, non so. Condussero dai farisei colui che era stato cieco. Ora, era in giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi. I farisei dunque gli domandarono di nuovo come egli avesse recuperato la vista. Ed egli disse loro, mi ha messo del fango sugli occhi e mi sono lavato e ci vedo. Perciò alcuni dei farisei dicevano, questo uomo non è da Dio perché non osserva il sabato. Ma altri dicevano, come può un peccatore fare tali miracoli? E vi era un disaccordo tra di loro. Essi dunque dissero di nuovo al cieco, tu che dici di lui poiché ti ha aperto gli occhi? Egli rispose, è un profeta. I giudei però non credettero che lui fosse stato cieco e avesse recuperato la vista, finché non ebbero chiamato i genitori di colui che aveva recuperato la vista. E li ebbero interrogati così, è questo vostro figlio che dite essere nato cieco? Come è dunque che ora ci vede? I suoi genitori risposero, sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco. Ma come ora ci veda, non sappiamo. Né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui. Egli è adulto. Parlerà di lui, di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno riconoscesse Gesù come Cristo, ossia Gesù come Messia, fosse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero, egli è adulto, domandatelo a lui. Essi dunque chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero, da gloria a Dio, noi sappiamo che questo uomo è un peccatore. Egli rispose, se egli sia un peccatore non so, una cosa so, che io ero cieco e ora ti vedo. Essi allora gli dissero, che cosa ti ha fatto? Come ti aprì gli occhi? Egli rispose loro, ve l'ho detto e voi non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare suoi discepoli anche voi? Essi lo insultarono e dissero, sei tu discepolo di costui. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma in quanto a costui non sappiamo di dove sia. L'uomo rispose loro, questo poi è strano che voi non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Da che il mondo è mondo, non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a uno nato cieco. E se questo uomo non fosse da Dio, non potrebbe far nulla. Essi gli risposero, tu sei tutto quanto nato nel peccato e insegna a noi. E lo cacciarono fuori. Gesù udì che lo avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse, credi nel figlio dell'uomo? Quelli rispose, chi è, Signore, perché io creda in lui? Gesù gli disse, tu l'hai già visto, è colui che ti parla con te, è lui.
e disse: Signore, io credo. E lì si prostrò dinanzi. Gesù disse: Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: Siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. E tu ci vedi o sei cieco? C'è solo una persona che può aprire i nostri occhi e questa è la persona del nostro Signore Gesù Cristo. E io prego che Lui possa aprire gli occhi del tuo cuore, trasformare completamente la tua vita nel nome di Gesù. Cari, io spero che questa lettura, questa preghiera, questo tempo di tempo insieme qui di Alba Nuova possa aver benedetto la tua vita. Io ti chiedo solo un favore prima che andiamo via. Dai un like, iscriviti, condividi e commenta. Dai subito un like prima che vai via. C'è una manina così. Metti un like. Vogliamo far crescere, invitare altre persone a partecipare a questo tempo di preghiera. Io do a te un fortissimo abbraccio, un santo bacio. E noi aspettiamo tutti voi per l'incontro di preghiera a Cesena questa sera dalle ore 20 nel locale di culto in via Romagna 268. Che il Signore possa benedire la tua vita. Metti un like e condividi. Alba Nuova, potenza nella preghiera, potenza nella parola. Ascolti la sua voce, se credi nel suo amore.